La seconda parte di Cronache Trevigiane comincia da Oderzo. Nel faccia a faccia tra i candidati sindaco c'eravamo anche noi di Cronache Trevigiane per capire le aspettative della Confartigianato e dell'ASCOM di Oderzo. La politica, per essere conosciuta e apprezzata dai cittadini, deve dare spazio al confronto e alla partecipazione di tutti. Lo sanno bene ad Oderzo, dove Confartigianato e Confcommercio Ascom del mandamento Pitergino Mottense hanno organizzato il faccia a faccia elettorale tra i candidati sindaco. Un'iniziativa che ha 20 anni di storia e che ha riscosso un grande successo di pubblico. Sentiamo il presidente di Confartigianato Oderzo Motta, Silvano Pavan. Questo è un momento di partecipazione nel sociale, nello spirito civico, e quindi l'attenzione c'è, almeno per il locale, e quindi è evidente che i cittadini si aspettano questo tipo di iniziativa e soprattutto vengono qui perché sentire una serata con un solo candidato, evidente, è diverso da sentirlo tutti insieme e vedere il contenzioso fra loro, comunque come rispondono alla medesima sollecitazione, e quindi possono capire meglio quelle sono le sensazioni che può dare un candidato sindaco o una lista rispetto ad un'altra. Più attenzione per il centro storico, questa è la richiesta del presidente di Confcommercio Ascom Oderzo Motta, Rino Rinaldin. Ci siamo raccomandati un'attenzione particolare per i centri storici, che non continuino invece a cetimificare con la grande distribuzione. Penso che sia stato l'argomento centrato, tutti hanno promesso di molti buoni propositi, speriamo che così poi sarà. Confartigianato e Confcommercio, due realtà importanti, protagoniste attive e di primo piano nello Pitergino Mottense. Il faccia a faccia elettorale è l'ennesimo servizio che le due associazioni offrono al territorio di Oderzo. Un'occasione di confronto per la cittadinanza che costituisce un vero antidoto contro la politica urlata. La parola al presidente di Confartigianato Oderzo Motta, Silvano Pavan. Cresciuta lo spirito civico dei cittadini, cresciuta la disponibilità a partecipare e soprattutto il senso di responsabilità, perché l'amministrare un comune, un paese, non è soltanto una questione politica, ma è semplicemente una questione sociale. È il nostro villaggio, come dicevo in apertura, è il nostro villaggio, ognuno si deve impegnare perché ci si possa star meglio all'interno. Oderzo tornerà alle urne per il ballottaggio il 29 e il 30 maggio. In lizza per diventare primo cittadino ci sono Pietro Dalla Libera e Michela Durante. Cronache Trevigiane apre una pagina di cultura dedicata alla prima personale di Mara Fabbro a Venezia, con un critico d'eccezione. Presentata a Venezia presso la Galleria d'Arte Primo Piano, la prima mostra personale della pittrice Mara Fabbro, intitolata Epicentri, l'energia della terra. L'artista ci spiega il significato delle sue opere. Il significato intrinseco dei miei quadri è proprio l'energia. L'energia che parte da un punto e che si espande. Questo può essere rappresentato in natura, e io mi sono legata proprio agli agenti atmosferici, all'epicentro proprio, che è un terremoto, che è uno tsunami, ma che è anche un tornado. È un punto di energie da dove parte tutto, da dove tutto si propaga. Da questo punto di vista le intendo proprio il mio quadro come significato, quindi la partenza da un punto e l'espandersi. Il vernissage che ha inaugurato la mostra è stato un successo di pubblico e critica. Sentiamo la gallerista Elisabetta Cudicio per parlare di una delle tante particolarità dei quadri di Mara Fabbro che l'hanno colpita. L'aspetto che mi attrae è comunque l'uso di spessore del colore, assimilato a sabbie e anche ad altri materiali, no? Concepiscono l'opera non in piatta, ma c'è proprio questo arricchimento con l'uso di materiali, no? Che riesce ad evolvere il suo pensiero non in una forma, voglio dire, superficiale, ma molto profonda del concetto. Ospite straordinario dell'evento è il professor Stefano Zecchi, uno dei massimi esperti d'arte italiani. Cronache Trevigiane non ha perso l'occasione di chiedere al professore un parere sui quadri di Mara Fabbro. Sono opere interessanti dove c'è indubbiamente una sua originalità da parte dell'artista. E, insomma, il problema di un artista agli esordi è sempre il modo in cui riesce a ampliare la sua ricerca, cioè a ampliare e modificare i registri
espressivi, e quindi anche in questo insomma, siamo all'inizio, vediamo cosa succederà. L'inizio è già buono, ecco. Cooperazione fa rima con credito, ma anche con scuola. A Villa Emo è stato presentato un progetto ricco di significati e già modello da esportazione. Insegnare la cooperazione a scuola tramite lo sviluppo di progetti concreti. È questo l'obiettivo del progetto Itaca promosso da Conf Cooperative e Credito Trevigiano. Un progetto i cui risultati sono stati presentati a Villa Emo, splendida sede del Credito Trevigiano, dove si è tenuto il primo meeting delle cooperative scolastiche a cui hanno preso parte 230 studenti e 10 istituti medi e superiori della marca trevigiana. Sentiamo il presidente di Credito Trevigiano, Nicola Di Santo. Vengono costituite delle mini cooperative, quindi dei mini consigli, mini presidenti, mini collegi sindacali per, diciamo, provare sul campo cosa vuol dire la vera democrazia della cooperazione. E quindi noi vogliamo con questo modo far affrontare il tema della cooperazione, oltre dal punto di vista didattico, poi in quello veramente esperienza pratica. Quindi per portarli poi con mano a provare cosa vuol dire operare all'interno di una cooperativa di credito, una cooperativa sociale, una cooperativa di produzione, cosa vuol dire quindi il mondo del lavoro nella cooperazione. Presente anche un ospite internazionale, dall'Argentina il dottor Raul Colombetti, presidente di uno dei più importanti gruppi cooperativi del suo paese, è arrivato appositamente per conoscere il progetto Itaca e la cooperazione scolastica. Partecipiamo al progetto Itaca per conoscerlo e vedere come funziona. È nostra intenzione fare uno scambio di studenti con Treviso, perché vengano a conoscenza di come si sviluppa qui l'idea di far cooperare gli studenti. Sono molto fiducioso che questo scambio di studenti si possa realizzare. Grande promotrice del progetto è stata Conf Cooperative Treviso. Ecco le considerazioni del presidente Filippo Conte. I professori docenti hanno capito che con la cooperativa all'interno della scuola si può fare una didattica un po' innovativa, nel senso che ragionare in forma cooperativa chiede il contributo da parte di tutti coloro che sono dentro la cooperativa, quindi chiedono sforzo di creatività, di partecipazione a tutti i ragazzi, ognuno con le sue caratteristiche e con il suo ruolo. Credo che questo all'interno delle didattiche moderne sia un sistema per far sì che il coinvolgimento dei ragazzi sia totale all'interno della didattica. La stagione dell'asparago bianco di Cimadolmo IGP è stata entusiasmante. Nel prossimo servizio un bilancio della stessa. Poi parleremo di video e immagine, prima della sigla di Cronache Trevigiane, che tornerà la settimana prossima, stessa emittente, stesso giorno e orario. Siamo nel pieno della stagione dell'asparago e come tradizione da ben 36 anni la Proloco di Cimadolmo ha organizzato anche quest'anno la celebre mostra concorso dell'asparago bianco IGP. L'appuntamento ha richiamato anche quest'anno migliaia di visitatori sulla pianura lungo il fiume Piave, proponendo diverse iniziative di carattere culturale e gastronomico con un unico filo conduttore, come ci spiega il presidente della Proloco, Graziano Dall'Acqua. L'asparago è il filo conduttore di tutti questi eventi. Tramite l'asparago premiamo i nostri prodotti tipici, ma facciamo sicuramente promozione del territorio, facciamo turismo, facciamo enoturismo. E tra le novità di quest'anno, oltre alla mostra concorso che ha privilegiato nella premiazione le zone di produzione dell'asparago dalle celebri Bassano e Badoere a quella di Conche, c'è da evidenziare l'apertura della nuovissima struttura polivalente della Proloco, un omaggio ai volontari come spiega il sindaco Cadamuro. Queste nuove strutture sono un premio, diciamo, alla nostra comunità, in particolare alla Proloco, che per 36 anni ha lavorato alacremente a questo grande risultato, promozione e sviluppo di un prodotto tipico locale. Dopo anni di lavoro siamo riusciti ad inaugurare oggi con questa mostra anche la nuova sede della Proloco e il nuovo padiglione polivalente. Una grande soddisfazione e un grande successo per tutti i volontari che lavorano con me. Da 4 anni la mostra di Cimadolmo fa parte del circuito turistico Germogli di Primavera, che riunisce 9 eventi in un unico percorso del gusto e delle tradizioni. Un cartello che quest'anno ha proposto una novità, come ci spiega il coordinatore Giovanni Follador. La volontà di far sì che queste manifestazioni non siano solo una promozione del prodotto, ma siano soprattutto una promozione del territorio. Noi avremo l'ambizione che le persone che vengono a mangiare l'asparago bianco di Cimadolmo
riuscissero ad apprezzare anche il territorio in cui viene prodotto. Per questo abbiamo creato in tutte queste manifestazioni, come in tutte le manifestazioni dei circuiti, questi info point in collaborazione con la provincia di Treviso. Qui abbiamo alle spalle l'esempio. In questo caso ci sono gli allievi dell'Istituto Mazzotti di Treviso che collaborano a questa iniziativa. I volontari sono indubbiamente il motore delle iniziative di promozione del territorio, ma un grande aiuto arriva anche dagli istituti di credito che nel territorio credono e reinvestono. È il caso della Banca di Credito Cooperativo delle Prealpi. Banca Prealpi è un credito cooperativo e quindi è presente nel territorio, vuole essere presente e vuole agevolare queste attività a vantaggio di attività sportive, culturali, sociali, e vuole creare un valore aggiunto e valorizzare maggiormente il territorio. Z Group è un'impresa trevigiana che opera da più di 10 anni nel campo della comunicazione e dell'audiovisivo. Le sue troupe girano il mondo per conto di marchi prestigiosi, raccontando storie di uomini e di aziende. Z Group e le sue divisioni sono impegnate nella creazione di video per usi industriali, didattico, documentaristico e promozionale, spot pubblicitari e prodotti video per la TV, il web e il mobile. La creatività e la professionalità di Z Group applicata alla realizzazione di campagne promozionali è al servizio di clienti pubblici o privati, anche attraverso lo svolgimento di attività di ufficio stampa. Programma in collaborazione con Unindustria Treviso, Provincia di Treviso, Casatella Trevigiana DOP, Gruppo APOVF, Gruppo Grigolin. Cronache Trevigiane è una produzione Z Group.